e un benvenuto a ciascuno di voi presenti in sala e a tutti coloro che ci ascoltano e ci seguono in diretta streaming. Ecco, siamo alla terza. Ecco, quindi gli facciamo un grande saluto e un grande grazie subito per tutto quello che sta facendo per noi. Ecco, padre Martin, lo presento brevemente, è un frate minore, docente di teologia morale ed etica della comunicazione in numerosi istituti universitari. Ne cito due, la Pontificia Università Antonianum in Roma e la Fraternità Universitaria di San Diego in California, negli Stati Uniti. Padre Martin ha una variegata esperienza come formatore internazionale per i numerosi incarichi anche che ha avuto e ha nell'ordine. Padre Martin sarà poi a disposizione, adesso ci aiuterà attraverso un video da lui preparato, ma poi sarà a disposizione online, come vedete ora, per rispondere alle domande e interagire con noi. Buonasera a tutti. Il mio intervento si focalizzerà sull'economia francescana in quanto economia del noi. Questo argomento l'ho studiato più ampiamente nei libri che vedete in questa diapositiva. Il primo in italiano, Economia francescana. La visione francescana dell'economia, che ha avuto uno sviluppo notevole durante i secoli XIII-XV, continua a godere oggi di una sorprendente attualità, e così lo ha riconosciuto il Magistero ecclesiastico. Infatti, prendendo ispirazione da Francesco d'Assisi, Papa Francesco ha invitato tutti recentemente a costruire un'economia del noi, che sia inclusiva, orientata al bene comune e attenta soprattutto ai poveri e agli esclusi. Il Sommo Pontefice suggerisce una continuità tra la sua proposta e quella del poverello di Assisi e dei suoi seguaci. Il Papa, infatti, ha voluto organizzare ad Assisi un incontro internazionale di economisti giovani, minori di 35 anni, per promuovere insieme, attraverso un patto comune, un processo di cambiamento globale verso un sistema economico più inclusivo e più attento alla persona e all'ambiente. Bisogna avviare, dice, processi per cambiare gli stili di vita, i modelli di produzione e di consumo, le strutture consolidate di potere che oggi reggono le società. Nel convocarlo, il Papa mostrava la sua fiducia nei giovani per dare, dice, un'anima all'economia di domani, già che l'attuale sistema mondiale è insostenibile. Accogliendo l'invito papale, circa 3.000 giovani di 120 paesi si sono iscritti a questo incontro. La celebrazione dell'incontro, intitolato The Economy of Francesco, era prevista ad Assisi, città che è simbolo e messaggio di un umanesimo della fraternità, icona di una cultura di pace e luogo ispirante di una nuova economia. Sono parole di Papa Francesco. Infatti, qui Francesco d'Assisi fece la scelta di povertà, avviando così una visione dell'economia che resta attualissima. La pandemia del Covid-19 costrinse prima a spostare l'incontro ai giorni 19-21 dicembre 2020 e finalmente a celebrarlo online. Inizierò la mia esposizione mostrando l'intuizione di Francesco d'Assisi in ambito economico. Nella seconda parte indicherò alcuni degli aspetti della visione francescana dell'economia che contraddicono la visione individualistica del capitalismo attuale. Infatti, l'economia francescana del noi, pur essendo una economia di mercato,
si distingue nettamente del capitalismo, e questo è importante farlo notare, il quale cerca soprattutto la massimizzazione del profitto individuale, a scapito di accrescere le disuguaglianze sociali e danneggiare la natura. La scelta economica di Francesco d'Assisi, sappiamo che lui era figlio di un commerciante, quindi conosceva bene l'incipiente realtà economica. L'attivazione del commercio stava provocando un cambio nel concetto di ricchezza, che sempre era più basata sul denaro. Abbracciando la povertà e rifiutando la pecunia, Francesco contesta profeticamente la sottomissione dell'essere umano al capitale e al consumismo. Invita i suoi frati ad essere poveri, minori e sottomessi a tutti, per poter amare senza ostacoli né prevenzioni. Chiede loro di evitare qualunque tipo di accumulo o appropriazione, né casa, né luogo, né alcuna altra cosa, perché tutto appartiene al Signore. Dovranno invece restituire con il servizio umile sia i beni materiali che gli altri doni che hanno ricevuto gratuitamente, quei doni personali, fino ad arrivare alla completa donazione di se stessi per amore. A differenza delle comunità monastiche di allora, Francesco non vuole che i frati possiedano mezzi di produzione. Nel suo testamento chiede che tutti i frati lavorino e coloro che non sanno imparino. Come poveri e minori, lavoreranno con le proprie mani e in mezzo ai poveri. Questo è un valore teologico per Francesco. Eserciteranno questa grazia di lavorare con fedeltà e con devozione, cioè in clima di fede e di totale donazione. In questo modo il frate minore esprime la propria identità, fa fruttificare i talenti ricevuti, collabora con Dio Creatore, si ricrea come persona e costruisce la vita sociale. Di fronte all'avarizia e alla speculazione finanziaria degli usurai e dei nuovi ricchi, il figlio di Pietro Bernardone considera il lavoro come il mezzo ordinario di sostentamento. Anche i monaci parlavano di ora et labora, ma Francesco aggiunge un senso teologico più profondo, non soltanto per evitare l'oziosità. Dice ai suoi frati che per il lavoro prestato potranno ricevere tutto il necessario, eccetto il denaro. Comunque non vedranno il salario come un diritto, bensì come un dono da accettare umilmente per amore di Dio. Il criterio è teologico, non giuridico, e rinsalda il senso di gratuità e la logica del dono. Con il suo stile di vita, Francesco d'Assisi aiutò a che la società valorizzasse la sobrietà e la povertà volontaria come liberazione da dipendenze materiali e apertura all'incontro fraterno. L'accumulo di beni superflui, invece, fa crescere la sfiducia e il sospetto, oltre a bloccare la necessaria circolazione della ricchezza. La povertà di Francesco, pertanto, ha un senso relazionale. Punta alla solidarietà anziché all'austerità. Non cerca una perfezione fine a se stessa, bensì la libertà interiore
per poter stabilire relazioni fraterne. Francesco così si scopre fratello universale, libero da qualsiasi attaccamento ai beni materiali e gioiosamente aperto a servire tutti. La sua austerità e le sue scelte economiche sono il risultato di un'opzione teologica e relazionale, e così glielo dice al vescovo di Assisi, con queste parole: Signore, se avessimo dei beni, per proteggerli avremmo bisogno di armi, perché è dalla proprietà che provengono questioni e liti. E così viene impedito in molte maniere tanto l'amore di Dio quanto l'amore del prossimo. Per questo non vogliamo possedere alcun bene temporale a questo mondo. Seguendo i suoi insegnamenti, i francescani abbracciarono la povertà per il regno dei cieli. Liberandosi da tutto ciò che ostacola la relazione fraterna e il bene comune, non si accontentano con un ascetismo chiuso, orientato all'autoperfezione narcisista. Piuttosto che sentirsi puri, cercano di essere fratelli. Seguendo l'esempio del loro fondatore, i francescani dei secoli XIII-XV ripudiano tutto ciò che può disgregare la comunità cristiana, a cominciare dall'avarizia di coloro che accumulano ricchezze in modi socialmente sterili, tengono per sé i doni personali e sfruttano senza scrupoli le necessità altrui. Rinunciando alla moneta, i frati enfatizzano l'importanza dei beni immateriali e delle relazioni che edificano la comunità. Loro rinunciano a questa ricchezza e ricorrono all'elemosina per motivi teologici, ma questo non impedisce loro di riconoscere l'importanza dell'economia per affrontare i problemi sociali. Di fatto, il loro contributo in campo economico è stato molto significativo, soprattutto in quei secoli. Promuovono un'economia del noi, che cerca di includere tutti, privilegiando i legami comunitari, l'onestà personale e la fiducia reciproca, al tempo che orienta la produzione al bene comune. La comunità ne trae beneficio dell'attività economica del singolo, che a sua volta riceve un giusto beneficio e viene riconosciuto come benefattore sociale. La visione economica francescana è imperniata sul rifiuto della tesaurizzazione e sulla necessità di far circolare le ricchezze affinché tutti possano trarne beneficio. Coloro che accumulano i beni in modi socialmente sterili li convertono in idoli e intaccano le fondamenta della vita in comune. Invece, tutti sono invitati a collaborare nel potenziare la vita in comune e nell'offrire l'aiuto necessario affinché nessuno resti al margine o nel bisogno, perché tutti sono fratelli. Con il suo stile di vita, Francesco d'Assisi aiutò a che la società valorizzasse la sobrietà e la povertà volontaria come liberazione da dipendenze materiali e apertura all'incontro fraterno. L'accumulo dei beni superflui, invece, fa crescere la sfiducia e il sospetto, oltre a bloccare la necessaria circolazione della ricchezza. Sulle questioni che stavano bloccando lo sviluppo, specie il tema dell'usura, il prestito con interesse,
e i fattori che determinano il valore delle cose. La loro prospettiva non è puramente economica, bensì teologica e sociale. Il loro contributo contraddice l'opinione di quanti sostengono che prima del protestantesimo la fede e la religione erano incompatibili con l'impegno economico e con la giustificazione del profitto. Pietro di Giovanni Olivi, ad esempio, riuscì ad utilizzare la logica economica in un modo coerente e innovativo, secondo le sue dinamiche interne. Aiuta così ad avanzare nella comprensione e accettazione della nuova economia di mercato, anche se la sua riflessione resta inquadrata in un orizzonte teologico-morale, e questo è anche importante farlo notare. Insieme a Olivi, altri francescani promuovono un'economia sociale di mercato, non il capitalismo, un'economia sociale di mercato, molto diversa dal capitalismo attuale e dagli usurai di allora. Ribadiscono la necessità di unire efficienza e solidarietà, beni materiali e beni relazionali, capitale economico e capitale sociale. I beni materiali sono utili, ma senza i beni relazionali non riescono a renderci felici. Il capitale economico aumenta la ricchezza materiale, ma senza il capitale sociale non riesce ad arricchire la communitas. Infatti, i beni sono importanti se e quando ci fanno vivere bene. L'essere umano non è irrimediabilmente egoista, né deve essere costretto a dissolversi nella collettività. Dio lo ha creato per essere protagonista del proprio benestare e del bene di tutti. Di conseguenza, l'economia che i francescani promuovono risponde alle necessità della comunità e dell'individuo concreto e non si riduce alla ricerca dell'efficienza in quanto tale. Nella logica della gratuità che essi promuovono, l'individuo si sente profondamente obbligato, ob legatio, con vincoli morali, a collaborare con gli altri, liberamente e generosamente. Perché ognuno sente la comunità come parte di sé. Non prevale il dovere giuridico nella coazione. Avendo messo la persona al centro, anche il lavoro e il capitale sono visti in funzione di essa e sono inquadrati nel contesto della comunità cristiana. In questo modo entrano in contatto diretto e affettuoso con gli anelidi e le preoccupazioni di quanti cercano di farsi largo nella nuova economia. Sentono come proprie le sofferenze degli indigenti e anche le frustrazioni di quelli che, avendo bisogno di crediti, incappano nella rete degli usurai. Questa vicinanza affettuosa li sprona a umanizzare la nuova realtà economica, mettendola al servizio della persona concreta nel contesto del bene comune. Pertanto cercano soluzioni creative e personalizzate ai problemi e alle difficoltà di ciascuno. Come dice Benedetto XVI, colui che è animato da una vera carità è ingegnoso nello scoprire le cause della miseria, nel trovare i mezzi per combatterla, nel vincerla risolutamente. Notiamo
Non basta con risolvere le necessità materiali immediate. Bisogna aiutare il bisognoso a ritrovarsi come persona, a sentirsi utile, apprezzato e spronato a collaborare gioiosamente alla costruzione della comunità. Pertanto, i frati cercano di individuare l'aiuto più conveniente per ciascuno dei bisognosi. Ad esempio, riservano il pane di Sant'Antonio a quanti si trovano in condizione di estrema povertà e non possono provvedere neppure alla propria sussistenza fisica. Invece, i monti di pietà sono pensati per il povero che può essere ancora industrioso ed efficiente, ma che non ha la possibilità di ottenere un credito nelle condizioni normali del mercato. Il capitalismo attuale giustifica una spietata guerra di interessi in ambito economico perché considera che prima si deve stimolare al massimo la produzione delle risorse e in un secondo momento, già in ambito civile, usare parte di quelle risorse per aiutare le vittime di quella guerra. Mi chiedo, non sarebbe preferibile prevenire ed evitare gli abusi sin dall'inizio, anziché ferire prima per poi curare? L'economia del noi che promuovono i frati, invece, cerca di prevenire i mali piuttosto che doverli curare. Grazie a iniziative di questo genere, la comunità cristiana aiutava i cittadini a non cadere nella povertà estrema, riduceva il numero degli indigenti, recuperava forze umane, impediva l'insorgere di comportamenti individualisti e rafforzava la propria coesione interna. Tutti i membri della comunità sono chiamati a collaborare. Ai più ricchi vengono offerte delle garanzie affinché, se non sono disposti a donare parte della loro ricchezza, possano almeno contribuire al funzionamento dei monti depositandovi una parte dei loro beni. Dall'altra parte, si stimola la laboriosità dei poveri, che per ottenere un credito devono lasciare ipotecato qualche oggetto, evitando così che possano sentirsi inutili o feriti nella propria dignità. Anche loro collaborano. I beni scambiati erano non solo materiali, ma anche spirituali. I poveri, oltre a ottenere il denaro necessario per poter investire, potevano progredire nell'umiltà per il fatto di aver dovuto chiedere aiuto. I ricchi avevano l'opportunità di compiere un'opera di carità che ne accresceva la buona fama senza mettere a rischio la loro ricchezza. Oltre a mettere il loro denaro al sicuro, potevano disporre immediatamente di esso qualora ne avessero avuto bisogno. La fraternità, che vedremo adesso, è un concetto ampiamente sviluppato dalla scuola di pensiero francescana di Cezamagni, che ha dato a questa espressione il significato che essa ha poi conservato nel corso del tempo. I francescani considerano che la relazione fraterna è una condizione essenziale, imprescindibile, affinché l'essere umano possa svilupparsi come tale e possa seguire Cristo, il fratello maggiore. L'altro non è un concorrente, bensì un dono divino che completa la propria limitatezza. Pertanto,
non può essere ridotto a una variabile economica anonima e nemmeno a un individuo tra molti. Egli è un fratello che apprezzo nella sua singolarità. Tutte le questioni economiche sono viste da questa prospettiva teologica e relazionale. Ad esempio, al momento di fissare il profitto, il giusto prezzo e l'idoneità degli agenti economici, il riferimento è sempre, sempre la comunità. Essa acquisisce così il ruolo di soggetto storico concreto. I francescani ritengono che il mercato sia uno spazio relazionale, cioè un sistema che attraverso la continua circolazione della ricchezza favorisce le relazioni sociali. Non lo vedono come una guerra di interessi, nella quale prevalgono solo i più sagaci, bensì come un sistema di relazioni umane, basato sulla fiducia reciproca e orientato a fortificare i legami comunitari in modo effettivo e affettivo. Si tratta quindi di uno spazio di incontro tra persone, un ambito nel quale si consolida la fiducia vicendevole e ciascuno si sente membro attivo della comunità in cui vive. L'interesse recupera così il suo senso originario di interesse e stare con, perché il proprio interesse risulta inseparabile dal bene dell'altro. Il credito non sarà soltanto un ti presto denaro, ma anche un fidarsi, ti credo, mi fido di te. Di fatto, quando c'è fiducia, aumenta pure la produttività. Invece di una spietata guerra di interessi, le trattative commerciali e la competizione recuperano il loro significato etimologico, cum petere, cioè un cercare insieme la migliore soluzione, la risposta più idonea. Agendo in questo modo, l'ambito economico incrementa il capitale sociale e contribuisce a fortificare i legami fraterni tra gli individui e tra i diversi paesi. Come dice Benedetto XVI, lo sviluppo dei popoli dipende soprattutto dal riconoscimento di essere una sola famiglia che collabora in vera comunione ed è costituita da soggetti che non vivono semplicemente l'uno accanto all'altro. Nella prospettiva francescana, il mercante autentico è colui che ha saputo guadagnarsi la reputazione di persona onesta e affidabile. Questo presuppone il fatto di condurre una vita cristiana esemplare e di anteporre la persona del cliente al guadagno personale, favorendo così il bene comune. Qualunque contratto commerciale presuppone questo patto implicito di fiducia vicendevole che è necessario rispettare. Se il commerciante arrivasse a tradire questa fiducia ingannando il cliente, commetterebbe un peccato grave e si convertirebbe ipso facto in un pericoloso usuraio. Usurai e speculatori disgregano la comunità, mentre il mercante onesto la rinforza, facilitando gli scambi mercantili e la disponibilità di beni. Olivi e Bernardino da Siena lo spiegano con queste parole. Quando nella sua comunità il venditore gode di una tale stima e notorietà, o vive in un modo tanto irreprensibile, che la gente si fida più della sua parola che del giuramento di altri, in questo caso sarà molto difficile
che non pechi mortalmente se ricorre all'inganno per alterare il prezzo della merce, perché il compratore si fida dell'onestà del venditore e questo accetta quella fiducia, ma dopo le vende la propria merce tradendo slealmente la garanzia data e accettata. In questi casi il mercante deve restituire tutto ciò che ha defraudato, sotto pena di peccato mortale, dice Bernardino da Siena, poiché è stato infranto un patto fondato sulla fiducia vicendevole. Con la rivoluzione industriale e con l'affermazione della filosofia utilitarista di Jeremy Bentham, l'economia di mercato smette di perseguire il bene comune e assume come unico obiettivo la massimizzazione dei benefici. Si giustifica la ricerca dell'interesse personale senza preoccuparsi della comunità. A questo proposito, dice Bentham, l'interesse della comunità è una delle espressioni più generiche che si possono trovare nella fraseologia della morale. La comunità è un corpo fittizio, composto dalle singole persone considerate come sue membra. Quindi, che cosa è l'interesse della comunità? La somma degli interessi dei vari membri che la compongono. Evidentemente, questo è in netto contrasto con la visione francescana e cristiana. Il concetto di efficienza è limitato alla produzione di beni materiali ad ogni costo, portando così inevitabilmente a sacrificare il benessere. Di fatto, l'utilitarismo di Bentham confonde la felicità con il piacere. L'economia francescana, invece, si basa sul principio del bene comune, che favorisce l'iniziativa personale senza mettere in pericolo il bene della collettività. L'utilità sociale ha la preminenza sull'utilità meramente economica. Ugualmente, il bene dell'intera comunità deve essere preferito al bene del singolo individuo. L'economia francescana non rinuncia al beneficio, ma ne sottolinea la destinazione sociale. Le relazioni umane e la felicità hanno la precedenza sull'incremento della ricchezza materiale. I francescani sostengono che il beneficio personale, per essere accettabile, non può sganciarsi dall'utilità pubblica e dalle pratiche virtuose. Sarà riconosciuto come mercante autentico soltanto colui che serve la comunità con responsabilità e laboriosità, perfino assumendo dei rischi. Secondo le regole della giustizia, la comunità deve ricompensare il beneficio sociale che le viene procurato da questo mercante virtuoso ed onesto. Al contrario, gli avari, gli usurai e gli speculatori risultano potenzialmente pericolosi perché inaffidabili e accaparratori della ricchezza comune. Sono visti con sfiducia anche quelli che non si integrano pienamente nella comunità cristiana. Nell'economia francescana del Noi non trovano alcun motivo di giustificazione la ricerca smaniosa della ricchezza per se stessa, la speculazione finanziaria e l'immagazzinamento sterile dei beni. Il denaro e la ricchezza devono circolare continuamente per soddisfare le necessità reali della comunità
e rinsaldare le relazioni umane, invece di trasformarsi in feticci che l'avaro accumula per sé. Dice Bernardino da Siena: quanta roba tenete voi oggi morta in casa vostra? E quanti so quelli che con tutto che n'abbiano assai, ancora ne comprano di più? Meglio ti sarebbe che quelli danari tu li mettessi nella tua bottega in mercanzia e tenerli morti come tu fai. La negatività dell'usura sarà vista non tanto in relazione alla sterilità del denaro o all'inalienabilità del tempo, come normalmente affermavano gli autori di allora, ma piuttosto in ragione degli effetti dannosi che provoca nella comunità. Chi accumula ricchezze e antepone il proprio profitto a ogni altra cosa, e sta minando le fondamenta della vita in comune. I francescani analizzano e valutano le questioni economiche a partire dalla comunità in cui ognuno vive, sviluppando così l'idea del valore soggettivo delle merci, un'idea che allora risultava davvero innovativa. I frati relativizzano il valore economico degli oggetti materiali e li pongono in relazione diretta con le necessità della comunità concreta. Certamente il fatto di avere più o meno necessità dipende sempre dalle scelte fatte dal singolo o dal gruppo. Pertanto, ciò che è veramente importante non è il valore logico dell'oggetto, bensì le intenzionalità di chi ne fa uso e la percezione che ogni comunità ha delle proprie necessità. Il valore prezzo dei beni, il guadagno del mercante e il salario del lavoratore saranno stabiliti in base alle circostanze particolari dell'individuo e a quelle della sua comunità. Così il capitale economico resta in funzione del capitale sociale. I beni materiali saranno al servizio del benestare. Pietro di Giovanni Olivi insiste sulla caritas come principio regolatore delle relazioni comunitarie. L'intera comunità è la vera protagonista quando si tratta di fissare il giusto prezzo e il beneficio. In base a ciò, introduce l'idea del capitale monetario e rielabora il concetto di valore economico. Sottolinea così sempre la dimensione sociale e relazionale. Verso un'economia ecocentrica. Il sistema economico globalizzato dissocia l'attività economica dagli aspetti ambientali. Già la teoria neoclassica dell'economia ignorava l'impatto sugli ecosistemi che la ricerca individualistica dell'utilità immediata poteva provocare. Ancora oggi l'esaurimento delle risorse e il degrado ambientale sono solitamente ignorati o lasciati da parte quando si redige il prodotto interno lordo. Al massimo si accetta che le aziende e le merci inquinanti siano penalizzate in proporzione ai danni che causano all'ambiente. Ciò non impedisce ulteriori danni all'ecosistema, fin tanto che i benefici superano i danni. Una tale economia non aumenta il benessere della popolazione e inoltre minaccia la sostenibilità. Questa impostazione tecnocentrica dell'economia deve essere superata per passare a una visione ecocentrica, che antepone la sostenibilità degli ecosistemi naturali
al loro valore d'uso e alla loro utilità. Così le leggi che regolano il funzionamento della casa comune priveranno sulla gestione che l'uomo fa delle sue risorse. Esistono già iniziative che promuovono la responsabilità sociale delle aziende nella tutela dell'ambiente. La rete Global Compact, promossa dalle Nazioni Unite, è un esempio notevole. Francesco d'Assisi è visto da molti come l'ispiratore di una economia ecocentrica. Egli, infatti, applica al resto del creato la stessa logica della gratuità con cui tratta i poveri, perché ritiene che tutto quanto esiste abbia un unico principio e un unico destino, l'amore intratrinitario. Le creature gli ricordano l'umiltà dell'incarnazione. Le ama per quello che sono, indipendentemente dalla loro utilità. L'Assisiate mostra una profonda venerazione verso tutti gli esseri viventi, anche quelli più umili, perché a te solo, Altissimo, se confanno. In tutti scopre la presenza del Creatore e li sente fratelli nel fratello maggiore. In Cristo e per Cristo egli loda il Padre insieme al Creato. L'intuizione di Francesco d'Assisi e la riflessione dei francescani dei secoli XIII-XV hanno ancora oggi una sorprendente attualità. Possono servire certamente per stabilire le linee fondamentali di un sistema economico più umano e umanizzante. Abbiamo presentato alcuni degli aspetti di questa visione economica francescana, vicina alla pastorale, che funzionò per molti anni parallelamente al modello efficientista dei banchieri ebrei, che sarebbero l'antecedente del sistema, ad esempio, capitalista attuale. Quella linea francescana fu gradualmente abbandonata nei secoli XVI-XVIII. Recentemente, tuttavia, sono emerse nuove iniziative che riprendono in modi diversi quella linea economica francescana, ad esempio il microcredito, l'economia di comunione, l'economia civile, la finanza etica, la bioeconomia o decrescita felice, e in genere le organizzazioni del terzo settore, che solo in Italia erano già più di 336.000 nel 2015. E impiegavano oltre 5 milioni di volontari. Il successo economico e sociale che queste iniziative registrano in tutto il mondo mostra l'attualità della proposta francescana per dare un volto umano alla sfera economica e al processo di globalizzazione. Noi siamo invitati a proporla e approfondirla. Buonasera a tutti. Grazie, Padre Martin, di cuore. Ci ha fatto fare veramente un excursus formidabile in uno spazio di tempo anche ristretto e veramente rende ragione delle parole da cui ha iniziato, cioè ricordando quanto ecco, sia stata vista anche l'economia francescana proprio come una possibilità di dare un'anima all'economia di domani, sia stata vista dallo stesso Papa Francesco. E attraverso questo percorso credo che ne abbiamo intuito certamente i motivi. Questi principi che lei ci ha posto davanti
principi teologici fondamentali che riescono, ecco, a individuare e a risonare le modalità di rapporto tra gli uomini in ambito economico. E come diventano fecondi proprio per la vita stessa economica, ponendo sempre al centro la persona e la relazionalità. E credo che sì, ci vorrebbe certamente molto più tempo per entrare nel merito di tutto, però credo che ci siano degli aspetti talmente interessanti che meritano di essere ripresi anche attraverso appunto le domande di tutti i partecipanti qui presenti, che veramente davanti a una ricchezza di questo genere credo che siano rimasti tutti molto, molto presi, molto colpiti. Ecco, lo stesso fatto che proprio la fraternità è fondamento di tutto questo, insomma. La relazione fraterna è una condizione essenziale, imprescindibile, diceva padre Martin. E tutta questa economia va vista appunto in questa prospettiva economica relazionale, tanto che addirittura il mercato, mi pare dicesse, veniva inteso proprio come uno spazio relazionale, uno spazio che favorisce la relazione sociale, mettendo al centro l'attenzione alla persona e alla società, ecco, riusciva ad equilibrare le varie dimensioni. E poi questo anche senso della prossimità, della ricerca dell'esserci, dell'essere presenti, l'interesse, stare con, che risulta inseparabile dal bene dell'altro. E questo a fronte invece di quanto abbiamo sentito nella svolta data anche col pensiero di Bentham. E però quello che è veramente straordinario è questa capacità di promuovere su questi principi un'economia sociale di mercato veramente sana, no? Diceva padre Martin, attraverso, ribadiscono la necessità di unire l'efficienza alla socialità, i beni materiali con i beni relazionali, il capitale economico e il capitale sociale. Ecco, questa armonizzazione è davvero straordinaria e deve fare molto, molto riflettere. Allora, io chiedo se ci sono già delle domande pronte, perché credo che in un dialogo, anche se non lo possiamo fare lunghissimo, però insomma, un dialogo sicuramente credo che faccia bene di fronte a una ricchezza di questa portata. Mentre non so se la prima domanda, magari potrei fare un commento, no? Sì, prego. Legare quello che avete sentito con quello che ieri Monsignor Tosso stava parlando. Monsignor Tosso parlava della democrazia, una democrazia che si deve far carico dei feriti, no? E i francescani con l'economia cercavano di che non ci fossero feriti, per non doversi fare carico. Cioè, perché nella concezione economica che predomina, sembra che è inevitabile che ci siano feriti, perché se non c'è guerra non c'è guadagno, no? Non c'è produzione al massimo. Quindi i feriti vengono dati per scontato. Non è economia nel senso oikos nomos, di fare una casa accogliente per tutti. No, l'economia deve essere una guerra, lì non ci entra, nessuno guarda in faccia l'altro. Qui dove mi trovo, qui a Galizia, dicono in gallego, non so se capirete, ve lo traduco dopo, dicono: amiguinho sì, ma i sabacchigna per lo che vale. Dice: amico sì, però la mucca per quello che costa. Cioè, business is business. Nessuno guarda in faccia l'altro. Questa è una guerra, qui saremo amici ma dopo, qui nel campo economico è un'altra cosa. No, l'economia francescana cerca di evitare questi feriti che poi risulta più difficile curare del prevenire.
E poi è anche l'affermazione che l'economia funziona meglio quando c'è dentro la gratuità. Non è, dice, va bene, guadagneremo, faremo meno risorse, però almeno non ci saranno ferite. No, no, è che impostandola in modo diverso l'economia è più efficiente. Prego. Non so come si chiama. Sono Pierluigi. Ah, Pierluigi. Pierluigi fa la prima domanda. Ecco, allora penso che non sia difficile non condividere l'insieme di concetti e di principi. Non so se si sente. Lei sta sentendo, padre Martin? Sente bene? Sì, non troppo alto, però sì, va più o meno seguo. Sì. Adesso mi sente meglio? Sì, con la mascherina tutto quanto, sempre capisco che deve, non deve con la mascherina, deve stare con la mascherina, sì. Purtroppo. Già. Scusate, ma allora, piuttosto bisogna... Il microfono è a posto? Riprendo. Penso che non sia difficile non condividere l'insieme di principi e concetti espressi, pur messi così in sintesi. La domanda che mi pongo, e non è da adesso, è che alla fine possiamo essere qua, quei pochi che siamo, magari immaginare quanto queste strutture esterne che percorrono l'economia di mercato ai fini di profitto siano realtà esterne a noi. Mi rifaccio qui allora all'enciclica di Giovanni Paolo II, La sollecitudine rei socialis, dove dice che queste sono strutture di peccato che però alla fine si radicano nel peccato di ognuno di noi e per cui difficili da rimuovere. Un altro aspetto che reale oggi che viviamo è quanto questa realtà del noi, espressa anche le nostre associazioni parrocchiali del Trentino, si chiamano Noi, sia in realtà poi inquinata di fatto da realtà politiche che hanno messo prima noi e hanno trovato molto terreno fertile anche. Grazie. Ok, rispondo già alla domanda o... Prego, prego, risponda, perché è un po' peculiare questa domanda. Sì. Forse meglio. Ok, sì, è vero, sollecitudine rei socialis ci ricorda che ci sono strutture di peccato, un concetto che già la teologia della liberazione aveva accennato, e strutture che a partire dal peccato personale si sono solidificate. E quando parliamo di strutture del peccato stiamo parlando del peccato in modo analogico, perché il peccato è sempre una infedeltà personale a Dio, però sì, è un concetto analogico di peccato. Io ai miei studenti, quando parlo di queste cose, perché alcuni dicono ma noi non possiamo fare niente, è così complesso l'economia, io che ne so chi ha fatto questi prodotti, però io le chiedo, senti, tu quando vai al supermercato ti sei preoccupato di indagare, di sapere se per esempio questo prodotto è più economico perché magari usa lavoro minorenne? Oppure qual è la logica al momento di scegliere quello che acquisti? Soltanto il fatto che è più economico? Se non hai nessun'altra preoccupazione, allora tu hai la stessa logica delle grandi multinazionali. Perché quello che interessa a te è il beneficio, è non spendere di più, ottenere il prezzo migliore. Noi come persone etiche dobbiamo avere altri criteri, pur riconoscendo che la situazione in cui ci troviamo, la società, è complessa, che magari non riusciremo a capire bene se stiamo facendo il giusto o meno, ma almeno avere un atteggiamento etico di fronte a queste questioni. Ma come il modo di investire le nostre risorse? Soltanto li mettiamo nelle banche che danno più profitti o abbiamo un altro criterio? Io so che da voi, alcuni di voi
investono pensando in questa idea di una banca etica. Poi anche è chiaro e dimostrato che i consumatori oggi hanno un grande potere. Cioè quando le associazioni di consumatori, se per esempio decidono di non acquistare un certo prodotto, di bloccarlo perché hanno scoperto che questo prodotto viene fatto sfruttando la gente o i minori, questo è importante per le ditte, no, non è banale. Quindi oggi con la comunicazione che abbiamo possiamo anche noi interagire e condizionare la politica delle grandi multinazionali. E alla limite c'è sempre, al limite c'è sempre la nostra fede. Noi crediamo nella comunione dei santi, cioè crediamo che le nostre scelte, anche i nostri pensieri più nascosti, possono rafforzare o indebolire le strutture di peccato. Quindi noi crediamo che il Signore è il Signore della storia. Non possiamo essere efficientisti 100%. Dal momento che abbiamo un atteggiamento positivo, che cerchiamo di trovare il modo più giusto di agire in una società ingiusta, noi stiamo cambiando questo. Oppure stiamo rafforzando, dipendendo come qual è il nostro atteggiamento. Quindi io direi che a questi livelli sempre possiamo fare, perché quando cambia il nostro cuore, già il mondo inizia a cambiare. Prego Lucia. Poi se per favore alzate la mano chi vuole intervenire, così ci regoliamo. Intanto Lucia. Sì. Dunque, nel suo discorso sono emersi molti aspetti che manifestano un carattere rivoluzionario, profetico della visione francescana, già dal XIII al XV secolo, che veramente ci fanno vedere la forza propulsiva che aveva in quell'epoca, ma non solo, anche la forza propulsiva che può avere anche ai giorni nostri. Direi anzi che è ancora tutto un futuro, c'è ancora molto futuro da realizzare. Quindi è un passato che è anche futuro. Ecco, tra questi aspetti rivoluzionari, innovatori, mi ha colpito il lavoro. Non solo il lavoro inteso da San Benedetto come negazione dell'ozio, cioè per vincere l'oziosità, ma in San Francesco c'è anche qualcos'altro, lei diceva, quindi la logica del dono, della gratuità. Ecco, mi viene in mente oggi come si intende il lavoro. Molto spesso il lavoro in funzione del salario, dello stipendio, e comunque quando finisce la settimana c'è lo sballo del sabato, cioè per scaricare tutto questo stress o alienazione si fa lo sballo del sabato, cioè notti brave, eccetera. Ecco, come possiamo esprimere questa nuova visione teologica del lavoro ai giorni nostri? Ok, grazie Lucia. Parlando già del futuro, dell'economia del futuro, certamente quando noi proponiamo l'economia francescana non stiamo dicendo, non siamo nostalgici, come magari al tempo dei francescani di quel tempo, Boccaccio, Dante, ricordavano la vita nei campi che adesso la nuova economia stava distruggendo, un po' una nostalgia che non aiuta ad andare avanti. I francescani cercano di umanizzare la nuova realtà economica, non cercano semplicemente di annullarla. Quindi anche noi oggi, ricordando quello che loro hanno fatto, non dobbiamo avere l'atteggiamento di dire dobbiamo tornare a quello che i francescani facevano esattamente. No, la migliore economia non si trova nel passato, ma se la si costruisce nel futuro. Quindi i valori, per esempio, della prudenza e della giustizia in cui si basa l'economia moderna sono importanti, però hanno bisogno del complemento dinamico della reciprocità gratuita che è alla base dell'economia carismatica francescana. Quindi si tratta di
prendere le intuizioni di Francesco d'Assisi e dei francescani per migliorare quello che sono già acquisizioni lungo la storia a livello economico. E l'economia ha escluso la gratuità, ha escluso la reciprocità, l'ha lasciata per l'ambito civile e questo non va. Quindi i francescani oggi sono, il suo contributo è molto attuale perché ci sta dicendo, sentite, come dice la Caritas in Veritate, che non basta, che c'è bisogno della gratuità, c'è bisogno della logica del dono anche in ambito economico. Per noi tutto deve essere espressione di carità. Noi cristiani crediamo questo, non ci sono spazi neutri. Quindi in quanto, per quell'aspetto del futuro, no? Nostalgia, ma diciamo mettere questi valori fondamentali che per noi sono la carità, perché abbiamo una concezione antropologica positiva, siamo figli del Dio che è Dio trinitario. In quanto al lavoro, sono d'accordo che il lavoro è stato convertito in una merce, quindi è stato convertito in un prodotto più del mercato. Cioè, quale lavoro più interessante quando i genitori pensano al lavoro dei figli? Il lavoro più interessante è quello che con meno sforzo proporziona più guadagno. Quindi il lavoro è un modo di guadagnare, è un modo di fare business e poi si riserva per i momenti di svago, lì sarà il momento importante, non il lavoro. Questo non è una visione cristiana. Per noi il lavoro è qualcosa di fondamentale, perché il lavoro è mettere a disposizione degli altri, mettere a fruttificare i doni che abbiamo ricevuti, restituire ciò che abbiamo ricevuto e così sentirci importanti. E quindi per Francesco de Assisi spesso si è detto che il lavoro, dal punto di vista teologico, nella teologia cattolica non è stato sviluppato fino alla Nouvelle Théologie, più o meno all'inizio del secolo XX, che sono stati i protestanti a iniziare la riflessione propriamente teologica sul lavoro. Questo non è vero, perché Francesco si è anticipato a questa riflessione protestante. Per Francesco il lavoro non è solo un evitare l'oziosità, quindi un mezzo per ottenere un fine. Il lavoro per Francesco ha una funzione teologica, è esprimere la propria identità. Il frate, lavorando con le proprie mani, lavorando in mezzo ai poveri, sta mostrando il proprio essere minore e sta sviluppando la propria identità e sta collaborando con il Dio creatore. Quindi Francesco ha sviluppato la funzione teologica del lavoro. E io alle volte faccio questa domanda. Noi, perché come immaginiamo il cielo? Il cielo cosa sarà? Un bel far niente. Questa sarebbe una visione greca. Il lavoro, diceva Esiodo, è il carico più pesante che i dèi hanno messo sulle spalle degli uomini. Quindi quando saremo liberati dal lavoro saremo felici. Non è questo. Il lavoro è donarsi. Pertanto io non penso che il cielo possiamo immaginarlo come un bel far niente. No, siamo figli del Dio creatore. Quindi anche penso che la nostra mentalità ancora è un po' negativa con rispetto al lavoro. Francesco si è anticipato in molto e ha avuto una visione teologica e relazionale del lavoro. Sentiamo Sandro e poi dopo potremmo forse passare anche a quello scorcio di video di Suor Smerilli. Una cosa breve, sono d'accordo appunto che la scelta delle banche etiche e di altri sistemi economici alternativi sia una cosa molto importante. Per questo le chiedo, ma proprio perché ho trovato interessante la sua diapositiva sul PIL. Il PIL, come può essere un indicatore economico francescano, se così si può
dichiarare, proprio perché bisogna mettere a conoscenza del fatto che il valore della merce non comprende il suo costo ambientale. Grazie. Sì, una visione francescana va sempre in rapporto con la comunità. Infatti, i francescani quello che volevano era che la comunità cristiana venisse rafforzata. Quindi paragonavano economia con Eucaristia. Ciò che l'Eucaristia significa a livello spirituale, che unisce e accresce la comunità, quello stesso deve farlo l'economia a livello materiale. Quindi qual sarebbe un'economia oggi? Sarebbe un'economia che fortifica la comunione tra i membri. Cioè, al momento di aiutare una persona, quello che non possiamo pensare soltanto a una funzionalità personalistica, assistenzialista, di dare delle cose, ma fare soprattutto sentire la persona giusta, realizzata. Come fare questo? Ognuno dovrà vedere. I francescani su questo avevano una grande sensibilità, perché vivevano insieme alla gente. La nostra economia e il nostro mondo è complesso, ovviamente, però ci sono queste iniziative che stanno mostrando come è possibile continuare con la linea di pensiero francescano. Per esempio, conoscete sicuramente bene l'economia di comunione, quindi che cerca di coinvolgere imprenditori, lavoratori, dirigenti, consumatori, cioè un po' la linea francescana che voleva coinvolgere tutti. Tutti dovevano sentirsi coinvolti nella costruzione della comunitas. Se per noi l'economia è soltanto un interscambio di beni materiali, allora non è francescana. E io di solito parlo di tre dimensioni quando si parla di sviluppo e quando si parla di economia. Il livello materiale, quindi le cose, i beni materiali, che viene misurata dal prodotto interno lordo. Poi c'è il livello sociale. Se l'economia aumenta le disuguaglianze, allora quella non è un'economia del noi, assolutamente no, perché lascia degli esclusi, perché aumenta il divario tra ricchi e poveri, quella non è un'economia del noi. E poi c'è il livello espressivo, il livello più spirituale, i beni relazionali, questo che si misurerebbe con l'indice della felicità. I beni sono buoni se ci fanno sentire bene. Una economia che non ci lascia respirare, che ci mette stress per ottenere cose e poi non riusciamo a condividere con la nostra famiglia, la nostra comunità, quella è un'economia che uccide. Perché noi diventiamo un pezzo di un ingranaggio che alla fine non ritorna su di noi. Eri già pronto, Gregorio? Ecco, poi dopo la domanda e risposta a Gregorio facciamo il video. Parto da una considerazione che è quella legata al Covid, dove sia nell'ambiente ecclesiale che nell'ambiente, diciamo, politico-civile si era parlato di un'occasione unica per riformare i rapporti tra le persone, sia dal punto di vista della qualità interpersonale che dal punto di vista economico. I risultati mi sembra che siano tutti opposti. L'economia ha finito per arricchire ancora maggiormente le persone che già stavano bene, quindi creando un ulteriore divario, e i poveri sono trovati sempre più emarginati, sia dal punto di vista sociale che dal punto di vista sanitario. Ora, la domanda che devo fare è questa. Esiste democrazia nell'economia? E che cosa si può fare per rendere democratica l'economia, considerando anche l'incapacità della politica di intervenire sull'economia? La questione della democrazia in economia è una buona domanda, perché di fatto, per esempio, le ditte di solito non funzionano con un sistema democratico. Cioè, democrazia ci sarebbe se tutti i lavoratori
sentissero che quella ditta forma parte di loro, cioè in qualche modo fossero coinvolti, non soltanto in ricevere un salario alla fine, ma che avessero una parola da dire sull'andamento della ditta. Purtroppo oggi si parla che una delle maggiori alienazioni oggi è precisamente la mancanza del senso del lavoro, e abbiamo continuato a fare lo stesso. Quando quella crisi si è pensato, no, questa economia non va, e adesso in questo incontro di Economy of Francesco anche il Papa dice questo è il sistema economico insostenibile. Sembrava che eravamo d'accordo, ma alla fine non si è fatto niente, purtroppo. Allora, una delle cose che si dovrebbe fare, e che il Papa insiste, e la dottrina sociale della Chiesa insiste, è precisamente quello, che la politica prenda il controllo sull'economia. Quando l'economia è quella a decidere tutto, allora le cose non vanno bene. Questo è successo, ad esempio, nel secolo XIX, nell'Ottocento, quando il capitalismo selvaggio ed è arrivato a una situazione terribile con la rivoluzione anche comunista, marxista, eccetera, e allora si è pensato al welfare state, allo stato sociale, e la politica ha preso un po' il controllo, un po', quindi ha garantito un salario minimo, ha garantito educazione per tutti, ha provveduto a aspetti che l'iniziativa privata non riusciva, perché non erano così redditizi. Quindi lì la politica è sembrata. Ma poi nel 1973, con la crisi del greggio, con la guerra di Yom Kippur, quella crisi si è pensato, no, bisogna lasciare l'economia di nuovo libera. E così è iniziato in Cile, poi se vi ricordate di Reagan negli Stati Uniti, Thatcher in Inghilterra, Kohl. Sembrava che era meglio lasciare che l'economia fosse avanti. E, per esempio, Ayn Rand, questo libertarianismo, ha promosso di nuovo questo. Non andate con valori, quello che conta è l'economico, l'interesse basta, è il neoliberalismo. Siamo entrati in una tappa di neoliberalismo. E sono sorti diverse crisi fino a quella grande del 2017. Adesso con il Covid di nuovo abbiamo avuto una botta, però sembra che non abbiamo imparato granché, sono d'accordo. Ecco, è un piccolo spazio di intervento che comunque si pone davvero in continuità, anche se partiva dal discorso della Laudato Si, se partiva da una prospettiva, sto parlando senza microfono, anche se partiva dalla prospettiva di preparazione alle settimane sociali, ecco, però notavo certamente una convergenza, no? Sotto l'aspetto dell'evidenza così importante della relazionalità, dell'interrogarci sui modelli di sviluppo, sul fatto di esprimere con chiarezza quella non è economia, quella che procede a distruggere il pianeta, le persone. E quindi poi all'interrogarci a partire anche dal fatto, non so, credo che diversi avranno già sentito questa storia dell'economista della ciambella, no? Però è interessante il fatto che lì viene fuori che siamo tutti paesi in via di sviluppo, che tutti dobbiamo cambiare. C'è una conversione, un cambiamento di fondo, e tra l'altro in questo, ecco, quando diceva quella non è economia, mi venivano in mente le parole che erano state espresse prima, così importanti, da padre Carbaco, dove faceva il raffronto fatto dai francescani, ecco, questo tenere unite ecologia e eucaristia.
dove si diceva che un'economia è economia se fortifica la comunione tra i membri. Ecco, venivano delle risonanze di questo genere. Ma soprattutto credo che venga attestato il fatto dell'importanza della dimensione spirituale che ha tutta una fecondità da porre in atto, e non a caso anche Suor Smerilli concludeva: attenzione, perché non è un optional per noi, cioè, se ci diciamo cristiani, se viviamo il Vangelo, questo non può essere un optional. C'è ancora però qualche minuto. Sì, io volevo fare un commento, sì, visto che Smerilli ha parlato sulla Laudato. Due paragrafi della Laudato Si su questo. Beh, io sono convinto, come abbiamo già accennato, che se non cambia l'ecologia mentale, se non cambia la mentalità, tutte le misure che facciamo saranno semplicemente marginali, perché alla fine torneremo allo stesso. Quindi al numero 170, per esempio, della Fratelli Tutti, se dice il Papa: mi permetto di ripetere che la crisi di cui parlavamo prima, 2007-2008, era l'occasione per sviluppare una nuova economia più attenta ai principi etici e per una nuova regolamentazione dell'attività finanziaria e speculativa e della ricchezza virtuale. Oggi ci sono milioni di euro che vanno da una parte all'altra dal mondo senza alcun controllo e senza nemmeno tasse. Ma non è stata, continua il Papa, una reazione che abbia portato a ripensare i criteri obsoleti che continuano a governare il mondo. Questo la Fratelli Tutti. Quindi sì, si è parlato, Sarkozy ha parlato, sembrava che era inevitabile, però alla fine non eravamo convinti, soltanto costretti. Una volta che sembrava che la cosa già cominciava a sistemarsi, abbiamo dimenticato. E con rispetto alla relazione tra economia e ecologia, anche la Fratelli Tutti, mi piace il numero 17, dice: prendersi cura del mondo che ci circonda e ci sostiene significa prendersi cura di noi stessi, che questo lo accennava la professoressa. Ma abbiamo bisogno di costituirci in un noi che abita la casa comune. Tale cura non interessa i poteri economici, che hanno bisogno di entrate veloci, e spesso le voci che si levano a difesa dell'ambiente sono messe a tacere o ridicolizzate, ammantando di razionalità quelli che sono solo interessi particolari. Quindi, Fratelli Tutti, su questo penso che è chiara. E la mentalità è questa. La mentalità è che bisogna fare la guerra è che quello che interessa è il profitto. Allora, mentre non cambierà questa mentalità, sarà difficile che le misure che si mettano possano essere veramente decisive. C'era qualche domanda? Prego, Pierluigi, e poi con questa è l'ultima domanda e risposta. Allora, vorrei quasi fare una provocazione. In prima battuta sicuramente la suora ha messo chiaramente in luce quanto un sistema perverso economico sia magari inconsapevolmente sostenuto anche da ognuno di noi. Accennava ad un economista, vorrei citarne anch'io una, di un libro che ha scritto ancora 10 anni fa, un economista inglese, Diane Coyle. Ha scritto un libro che già dal titolo è esplicativo: passare dall'economia dell'abbondanza all'economia dell'abbastanza. E quanti anni è che viviamo in un'economia dell'abbondanza che ha creato cultura, perché ognuno di noi preferisce entrare in un negozio imbandito di merce, pur cosciente degli sprechi e i rifiuti che ci stanno dietro, che entrare in un negozio che ha poche cose utili. Certo, sì, l'economia, già diceva, mi sembra che altre volte abbiamo parlato di quella che è la famosa
la curva di Easterlin. L'economia si basa su un sistema che, secondo Bauman, la nostra è la prima società della storia che offre la salvezza qui e adesso, quindi intraistorica. E per mantenere l'illusione di stare bene tramite i beni materiali, bisogna continuare il consumismo, e l'obsolescenza programmata forma parte di questo. Cioè, quando mancano valori profondi, e quello che conta è il sogno americano, il raggiungere la felicità attraverso i beni materiali, allora sostenere questo non è facile, soprattutto con certi beni materiali che subito ci stanchiamo di questi. Allora Easterlin dice che c'è una curva, per esempio acquistiamo un telefonino e subito ci sentiamo benissimo, ah com'è bello, come funziona bene, posso parlare con tutti, sono contentissimo, ma dopo un tempo, non molto, già cominciamo a stancarci. Allora questa curva comincia a scendere e bisogna offrire un altro telefonino migliore e poi un altro e poi un altro, quindi continuamente riavviare questa curva. Il consumismo è una strategia per mantenere questa illusione di felicità che i beni materiali in se stessi non ci possono dare. Senza i beni relazionali non c'è felicità. Quando manca questa complementarietà tra il materiale e la parte espressiva, che già diceva Aristotele, non possiamo raggiungere la felicità, né a livello personale né a livello istituzionale. Noi a livello relazionale parliamo delle quattro relazioni, con Dio, con gli altri, con noi stessi, con il creato. Quando manca questa dimensione espressiva, allora il consumismo è un'altra offerta. Quindi ci sono persone che sono compulsive, che già negli anni, all'inizio del secolo XX, Coleridge parlava del nuovo evangelico economico del consumo. E il consumismo è un succedaneo di quello che sono i valori relazionali. Manca la gratuità, manca la logica del dono. Allora cosa ci resta? Ci restano beni materiali del quale ci stanchiamo subito, quindi conviene offrire molti, molti, molti per mantenere questa illusione. Grazie. Grazie veramente di questa preziosissima riflessione che ci ha donato Padre Martin. Grazie anche per l'attenzione di tutti così forte. E credo che tutti abbiamo sentito dentro un appello profondo a interrogarci e soprattutto un appello a un cammino di conversione per mantenere vivi innanzitutto i valori profondi della nostra spiritualità, la cura della relazionalità, la cura della prossimità e il fatto che tutto questo si incarni quotidianamente in stili di vita personali e comunitari, perché se non passa da questo, anche dall'attenzione e dalla cura di ciascuno, difficilmente potrà esserci un cambiamento. Credo puntando su quella fiducia e su quella speranza a cui ci richiamava Padre Martin prima. Ecco, siamo nella possibilità di esercitare tutto questo in comunione con lo Spirito che può guidarci in questo cammino. In comunione con le nostre comunità, con la Chiesa, con le fraternità e anche per apprendere insieme ad essere più fecondi, più attenti al rapporto anche con tutta la società civile nei vari modi che la sussidiarietà ci richiede e che ci richiede il formare un unico corpo, un'unica realtà, un'unica comunità. Quindi grazie davvero a tutti, avremo modo di poter riprendere in mano
quanto ci ha proposto Padre Martin, chi lo vuole, chi lo desidera, c'è anche a disposizione il libro Economia Francescana. Ecco, però certamente avremo la possibilità poi con gli atti di riprendere queste preziose indicazioni che ci devono aiutare a rendere possibile il futuro, davvero, come veniva espresso prima, sia dalle domande sia dalle risposte di Padre Marti. Allora, a domani mi sono sbagliata io, perché domani è giovedì e c'è un momento di pausa. E dobbiamo andare invece alla giornata di venerdì 27 per le conclusioni che vedranno l'incontro con Don Bruno Bignami, direttore dell'Ufficio Nazionale della CEI per la Pastorale Sociale e il Lavoro, sul tema del camminare in una vita nuova, e a partire anche dalla considerazione della transizione che è in atto e che, di cui siamo chiamati a divenire protagonisti, e contemporaneamente con la presenza della dottoressa Maria Bosin, sindaco di Predazzo, che ci darà testimonianza di come realizzare il noi nella prassi della vita politica locale, della cura del bene comune locale e nell'attenzione ai più fragili e nell'attenzione all'ambiente. Quindi grazie a tutti e un arrivederci a venerdì. Buona serata. Tecnici e l'assessore alla cultura, nonché vice sindaco che ci sta seguendo costantemente. E abbiamo la possibilità, ce lo dice lui, di vedere le Torri di Pisa, che è un posto qua vicino, delle Dolomiti, nell'anfiteatro dell'Attemar, un altro scorcio dell'ambiente che ci circonda. Del meraviglioso paesaggio che ci circonda. Esatto. Grazie anche di questo. Prego.